Amici di Telemolise, di Viaggio in Molise, oggi il nostro viaggio si ferma a Oratino in occasione della scopritura della targa di pietra dedicata a Ciriaco Brunetti. Ecco, siamo proprio davanti alla casa del pittore, al 300° anniversario della sua nascita. Restate con noi. Dante Gentile, lei oggi si occuperà di raccontare proprio la vita, la storia del pittore Ciriaco Brunetti. Sì, Ciriaco Brunetti è l'esponente di una famiglia di pittori, appunto, che sono attivi qui a Oratino tra il 6 e il 700, ma di sicuro Ciriaco Brunetti è l'esponente di punta, l'artista che è più, diciamo, d'avanguardia. Porta qui in Molise il gusto rococò, che è poi la parte, diciamo, finale del barocco, quella più virtuosa. È un artista che si forma a Napoli anche grazie all'aiuto dello zio Niccolò Falocco, che già studiava a Napoli ed è documentato come allievo di Francesco Solimena, il più grande pittore che vive a Napoli tra il 6 e il 700. Quindi frequenta questa accademia, un'accademia di statura internazionale che viene frequentata da giovani artisti provenienti dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra. Quindi un clima culturale altissimo. Torna qui in Molise e lavora ad una serie di opere che alcune sono ancora presenti, ma moltissime opere, soprattutto quelle in grande, purtroppo sono andate perse. Ma la cosa importante è aver ritrovato proprio io agli inizi degli anni Ottanta una importantissima collezione di disegni di Ciriaco Brunetti. Sono circa 600 fogli che poi sono stati comprati dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali. Oggi, dopo essere state restaurate, sono conservate nel Museo Nazionale di Castello Pandone a Venafro. Ecco, quindi un pittore davvero di fama, di importanza. Oggi abbiamo scoperto la sua targa davanti appunto alla sua casa, un pittore però dimenticato per un po' di tempo qui a Pratino. Assolutamente, la storiografia ha dimenticato questo artista ed è una cosa incredibile, ha dimenticato la comunità oratina, ma l'ha dimenticato il Molise e invece oggi possiamo veramente affermare che è uno degli artisti più importanti del Settecento molisano. Aver scoperto questa targa sulla facciata della sua casa dove è nato riporta quest'artista nella comunità, la comunità lo riconosce e quindi finalmente può essere raccontato e tramandato alle future generazioni. Sindaco Latessa, oggi un evento importante per la comunità di Oratino. Sì, un evento importante perché comunque testimonia il ricordo di un illustre concittadino del passato. A 300 anni dalla sua nascita abbiamo deciso di condividere questa iniziativa proposta dall'Associazione Arturo Giovannitti, che ci è sembrata un'iniziativa meritevole. Ecco, è sempre un bene per la comunità promuovere eventi del genere. Sì, è un bene perché è comunque un'occasione di crescita, di approfondimento, come sarà adesso questo convegno che ci sarà in auditorium, che farà in modo che tutti i partecipanti, tutti quelli che ascolteranno, potranno approfondire le conoscenze su un nostro concittadino di cui magari non tutti siamo a conoscenza, insomma, della sua vita, delle sue opere, di quello che ha fatto, insomma, nel passato.
Ecco, a scoprire la targa è stato proprio un suo discendente, un ragazzo che porta il suo stesso cognome, quindi che in qualche modo rappresenta questo pittore. Sì, rappresenta il presente ma anche il futuro di una comunità che si racconta attraverso la storia passata e che guarda comunque al futuro e delle nuove generazioni. Quindi penso che per il bambino che ha scoperto la targa sia stato anche per lui un momento emozionante, perché sicuramente poi sarà l'occasione anche per lui di ricercare le notizie del suo passato, di questo suo antenato. Luca Fatical è il presidente dell'associazione Arturo Giovannitti, associazione che ha ideato, come mi diceva dietro le telecamere, questo libro aperto per far conoscere la storia del paese attraverso le targhe. Come associazione, infatti, da qualche anno, noi siamo nati nel 2002, abbiamo inteso promuovere questo tipo di iniziativa, anche grazie al contributo delle amministrazioni che si sono poi succedute qui nel corso degli anni, quella di installare queste targhe che raccontano la storia del paese sulle facciate in pietra del borgo. In poche parole, è un libro aperto a cui il viandante, a cui il turista, l'appassionato, il curioso, chi viene ad Oratino, può attingere notizie per capire la storia di questo territorio. Oggi ricordiamo Ciriaco Brunetti, che in realtà è stato un pittore dimenticato fino a poco tempo fa, però abbiamo avuto occasione di riscoprirlo. Grazie a Dante Gentile, lo russo, che stasera poi ce lo racconterà in maniera egregia, perché lui poi sa appassionare attraverso il suo racconto, queste storie ci fa affascinare, abbiamo riscoperto questo personaggio, un personaggio che è stato conterraneo di personalità illustri nel Molise in quel periodo, come Saverio di Zinno, come Paolo Gamba, un personaggio che ha avuto modo di esprimersi, di formarsi a Napoli, e poi di esprimersi a livello artistico anche al di fuori dei confini regionali. Quindi per noi è una personalità importante che il Molise dovrebbe riconoscere, non solo Oratino, e quindi abbiamo inteso celebrarlo in questo modo a 300 anni dalla nascita, sperando appunto che non cada di nuovo l'oblio su questa persona, su questo artista. Anche perché ricordare il passato, ricordare chi siamo, ecco, ci aiuta magari a vivere diversamente meglio il futuro. La riscoperta della memoria è importante. Conoscere chi siamo ci fa capire bene dove vogliamo andare, quindi noi come Associazione Giovannitti puntiamo su questo, sul valorizzare le peculiarità che abbiamo nel nostro territorio, non creare eventi che poi possono fare tutti. Quello che abbiamo di caratteristico va valorizzato, tutelato, conservato e promosso poi nel futuro. Termina così questo appuntamento di Viaggio in Molise. Vi ricordiamo che è possibile rivedere la puntata sui nostri canali e sulle pagine social, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.